Ok, ciao ragazzi, oggi voglio parlarvi di legamento crociato anteriore. Voglio andare a discutere un po' con voi di quella che è la prevenzione di questo trauma, di questa eventuale lesione, che vale anche se ti sei già lesionato il crociato anteriore e devi tornare alla tua attività fisica, quindi sicuramente la prevenzione di una recidiva ti può tornare utile, o meglio, è utilissima e quindi dovresti assolutamente farla. Poi voglio anche andare a discutere brevemente del perché dovresti preferire il trattamento conservativo in caso di lesione rispetto al trattamento chirurgico. Chi sono io per dirvi tutto questo? Sostanzialmente nessuno, nel senso che sono Roberto, sono laureando in fisioterapia, sono il fondatore di Physio Magazine, ma tutto quello che vi dirò oggi sarà tratto dalla letteratura scientifica, quindi da tutti quelli che sono gli studi, le ricerche validate in tutto il mondo dalla letteratura scientifica e che ci riportano per l'appunto tutto quello che sto per andare a dirvi. Partiamo innanzitutto col definire cos'è un attimino il crociato anteriore. Quindi il legamento crociato anteriore è per l'appunto un legamento che sta tra il femore e la tibia. Quindi questo è il femore, questa è la tibia, e il crociato anteriore sta esattamente in mezzo. Perché viene chiamato crociato? E perché anteriore? Perché insieme al suo gemello posteriore, possiamo chiamarlo così, il legamento crociato posteriore, vanno a formare una sorta di X, quindi una croce, e da qui il nome di crociati, che vengono definiti anteriore e posteriore in base alla loro posizione. A cosa serve questo legamento? Serve per prevenire, o meglio per impedire, quella che è una traslazione in avanti della tibia sul femore, quindi dell'osso della gamba sull'osso della coscia. Il crociato impedisce appunto questo movimento in avanti e per questo se si lesiona, quello che vi faranno è il test del cassetto o il test di Luckman, dove sostanzialmente fermano il femore e vanno a trazionare la tibia. Se questa si sposta in avanti, probabilmente avete il legamento lesionato. Quindi dopo questa breve introduzione andiamo a parlare di quella che è la prevenzione effettiva. Anzi, ancora un attimo prima di farlo andiamo a vedere quali sono i meccanismi di lesione, perché così possiamo capire meglio quella che poi è la prevenzione da effettuare. Sostanzialmente ci sono due grandi famiglie di lesioni del crociato anteriore: le lesioni da contatto e le lesioni da non contatto. Le lesioni da contatto sono quelle lesioni che appunto avvengono durante un contatto esterno, quindi ad esempio in una partita di basket o di rugby o di calcio, un contatto esterno con l'avversario che va a creare delle forze di taglio a livello del ginocchio che portano un eccessivo stress al legamento e che può andare incontro quindi a un'eccessiva tensione e a rottura o lesione. Le lesioni invece da non contatto sono quelle lesioni che avvengono ad esempio durante un cambio di direzione oppure durante nei calciatori, ad esempio durante il calcio di un pallone, perché si generano delle forze estremamente elevate in estensione del ginocchio, quindi il ginocchio si estende e se non ci sono i freni adeguati che vanno a frenare, ad impedire questa eccessiva estensione, il legamento può elongarsi e andare a lesionarsi. Nei cambi di direzione invece quello che spesso avviene è che il piede si pianta sul terreno, il ginocchio per il cambio di direzione effettua quello che viene chiamato un pivot, quindi una rotazione generalmente verso l'interno, e quindi il ginocchio va incontro a quello che viene chiamato valgismo, quindi questo movimento verso l'interno del ginocchio che porta un eccessivo stress al legamento e che può appunto lesionarsi. Quindi capite un attimino questi due meccanismi di lesione, contatto e non contatto. Possiamo avere le idee un po' più chiare per quella che è la prevenzione. Infatti, come vi ho detto, nei calciatori, ad esempio, quando si calcia un pallone, quello che vi ho detto è che non ci sono i freni necessari a frenare questa eccessiva estensione. Infatti, generalmente la prevenzione inizia proprio da qui, dall'allenare quei muscoli che vanno a frenare il movimento di lesione del crociato anteriore. Questi muscoli sono per l'appunto i muscoli ischio-crurali, ovvero i muscoli posteriori della gamba, quelli che volgarmente chiamiamo i muscoli femorali. Questi muscoli vanno appunto ad opporsi all'estensione di ginocchio, essendo loro dei flessori, e vanno appunto ad evitare questa potenziale lesione. Il gold standard per la prevenzione o per l'allenamento di questi muscoli è il Nordic Hamstring, quell'esercizio che va a stimolare questi muscoli in modalità eccentrica. Quindi mentre il muscolo si sta allungando, quindi mentre io estendo piano piano il ginocchio, in realtà il muscolo si sta contraendo, sta generando forza e questo sta andando appunto a reclutare questo muscolo in modalità eccentrica.
E se ci pensate, è proprio quello che avviene durante un calcio. Durante un calcio io sto estendendo il ginocchio ad alta velocità e i miei muscoli per frenare questa estensione si stanno sì contraendo, quindi stanno generando forza, però allo stesso tempo si stanno allungando. Quindi questo è l'esercizio, viene definito il gold standard per allenare i muscoli ischio-crurali. Però sarebbe riduttivo pensare di effettuare prevenzione del crociato anteriore allenando solo questi muscoli. Quindi quello che dobbiamo fare è sicuramente un rinforzo generale dell'articolazione del ginocchio, ma ancora più generale dell'arto inferiore, degli arti inferiori, perché sappiamo che tutte le articolazioni sono connesse tra di loro, quindi il rinforzo di una può sicuramente giovare sull'efficacia dell'altra. Quindi dobbiamo andare ad allenare tutta la muscolatura relativa all'arto inferiore, quindi attraverso esercizi come lo squat, gli affondi, gli stacchi da terra, che sono tutti degli ottimi esercizi che vanno proprio a produrre forza, quindi a rinforzare la muscolatura, ad esempio dei quadricipiti, dei polpacci, dei glutei e dei muscoli ischio-crurali. Questo è proprio a grandi linee quello che va fatto, quindi prevenzione mirata col gold standard tramite Nordic Hamstring, rinforzo generale dei muscoli dell'arto inferiore e dei muscoli che circondano l'articolazione del ginocchio, e poi un altro fattore molto importante sono gli aspetti propriocettivi. Quindi la propriocettività, la propriocezione è quella capacità che hanno i nostri recettori, i nostri muscoli di capire a che stato di tensione, di lunghezza o in che posizione si trova la nostra articolazione, il nostro legamento in quel determinato momento. Per capirlo meglio vi faccio un esempio pratico, se io sto facendo un cambio di direzione e il mio legamento crociato anteriore percepisce uno stress, se i suoi recettori sono adeguatamente responsivi, allenati, quindi sono pronti, invieranno dei segnali al nostro cervello che a sua volta invierà dei segnali alla nostra muscolatura che va a contrarsi e quindi va a prevenire quella lesione. Se invece quei recettori non sono adeguatamente pronti, si dice che non sono altamente responsivi, inviano in ritardo queste informazioni e quindi la nostra muscolatura non riesce ad andare a mettere in atto quei meccanismi preventivi della lesione e quindi molto probabilmente andiamo più facilmente incontro ad una rottura o ad una lesione. Quindi capite l'importanza di questi anche di questi aspetti propriocettivi. Quindi abbiamo detto allenamento degli ischio-crurali, che è il gold standard del Nordic Hamstring, rinforzo generale di tutta la muscolatura del ginocchio e dell'arto inferiore e poi l'allenamento propriocettivo. Questi, diciamo, sono grosso modo i tre blocchi da quale non può prescindere una prevenzione, una riabilitazione del crociato anteriore. Ma perché è importante prevenire questa lesione? Beh, è importante prevenirla perché si è visto, gli studi ci dicono come sia effettivamente alta l'incidenza di questa lesione, sia nella popolazione sportiva professionale, che nella popolazione sportiva amatoriale, che anche nella popolazione che non fa sport. E qua addirittura c'è quello che viene chiamato il paradosso, perché ci si aspetta che nei giocatori professionisti, avendo delle intensità più alte, dei contatti comunque più energici, ci si aspetterebbe un'incidenza delle lesioni maggiore, mentre invece vediamo dagli studi che effettivamente l'incidenza maggiore si ha nella popolazione sportiva amatoriale, quindi nel giocatore della domenica che non si prepara, fa i suoi due allenamenti, poi va a fare il Cristiano Ronaldo di turno e si rompe il legamento crociato anteriore. Perché succede questo? Perché in ambito professionistico si è seguiti si presuppone da fisioterapisti, da preparatori atletici competenti che sanno i potenziali rischi a cui vanno incontro i propri giocatori e quindi effettuano tutta la parte di prevenzione di lesioni del crociato anteriore. Mentre nei giocatori amatoriali queste cose difficilmente si conoscono, si tengono in considerazione e quindi è molto più facile che il giocatore non vada incontro ad una lesione proprio perché non effettua prevenzione. Quindi capite l'importanza di effettuare una corretta prevenzione per questo infortunio. Ora invece ci tenevo a spendere due parole per quanto riguarda il trattamento, quindi la terapia in caso di lesione. Sicuramente in caso di lesione, quello che ci dice la letteratura scientifica è che dobbiamo preferire il trattamento conservativo. Quindi se sei andato dal tuo medico di base, dal tuo chirurgo ortopedico e ti ha consigliato il trattamento chirurgico, mettilo in discussione, perché la letteratura ci dice tutt'altro. Si è visto infatti come il trattamento conservativo, quindi la fisioterapia e la riabilitazione, siano allo stesso modo assolutamente efficaci come il trattamento chirurgico. Anzi, in alcuni casi si torna ad avere delle performance
in ambito sportivo superiori. Infatti è stato dimostrato come dopo intervento chirurgico il ritorno allo sport sia in media solo del 63% e ed è una percentuale assolutamente sovrapponibile a quella del trattamento conservativo, se non addirittura quella del trattamento conservativo a volte risulta essere maggiore. Questo succede perché quando si va incontro a un trattamento chirurgico, a un intervento chirurgico, entrano in gioco una miriade di fattori, tra cui i più importanti che sono stati descritti sono quelli psicologici ed emotivi, che entrano in gioco in tutto quello che è il processo di riabilitazione e di recupero e che vanno appunto ad inficiare la riabilitazione stessa, perché spesso il giocatore che torna a effettuare lo sport che faceva prima ha paura di fare le cose che faceva prima, di farle in un certo modo, ad una certa intensità, e quindi in questi termini il trattamento chirurgico risulta spesso fallimentare. E si è visto invece come il trattamento conservativo, a fronte dei pazienti chiaramente che lo permettono, quindi quei pazienti che vengono adeguatamente informati, che vengono adeguatamente preparati, il trattamento conservativo sia assolutamente più efficace di un trattamento chirurgico, o se non è più efficace lo è allo stesso modo. E se tra i due il risultato è uguale, se permettete io preferirei non subire un intervento chirurgico, quindi non subirmi l'anestesia totale o generale, non subirmi tutto l'iter post-operatorio, morfina, tutto quello che concerne il mondo della chirurgia e del post-intervento, che sicuramente andrà ad avere un impatto sui miei aspetti psicologici ed emotivi sicuramente maggiore. A proposito di questo, se siete scettici, se non credete alle mie parole, vi lascio la presentazione di Gabriele Thiebat, un chirurgo che ha esposto al congresso internazionale di Lugano nel 2019 proprio questi aspetti, quindi sull'efficacia e sulla preferenzialità di scegliere un trattamento conservativo rispetto a quello chirurgico. Inoltre, vi dico questa cosa e poi chiudiamo, si è visto anche come chi fa trattamento conservativo e poi per qualsiasi motivo fallisce, fa l'intervento chirurgico, avrà dei tempi di riabilitazione decisamente minori. Quindi si è visto come chi fa intervento chirurgico preceduto da riabilitazione abbia dei tempi di recupero più brevi, mentre chi fa l'intervento chirurgico senza aver fatto le riabilitazioni prima avrà dei tempi di recupero molto più lunghi. Questo la dice lunga sull'efficacia e sulle potenzialità del trattamento conservativo, quindi della fisioterapia, della riabilitazione, di tutto quello che è il mondo dell'allenamento e della prevenzione degli infortuni. Quindi questo era un po' quello che avevo da dirvi in linea molto generale. Se volete approfondire, vi lascio appunto alcune risorse utili dove potete andare ad approfondire questi argomenti. Spero di non avervi annoiato eccessivamente. So che sono argomenti un po' pallosi, però sicuramente è fondamentale conoscerli. Ok, per oggi è tutto. Noi ci vediamo in un prossimo episodio con un nuovo argomento. Ciao!